è una splendida review che ha funzionato, posso dire, e dopo 6 mesi questi sono i dati. Allora, cioè, il primo atto è la rinuncia il 7 giugno alle competenze parlamentari delle indennità di funzione che spettava a me come presidente, per un totale di 26.712 euro all'anno, che per 5 anni, in caso della legislatura di 5 anni, ma non penso, 133.560 euro. E come sappiamo, la Commissione ha un budget di spesa che le viene assegnato e la Commissione di Vigilanza ha un budget di 30.000 euro. Noi abbiamo speso fino adesso in 6 mesi 188 euro, credo che sia il dato più basso di tutte le commissioni del Parlamento. Questo perché 188 euro abbiamo speso fino adesso. Il Presidente ha anche delle spese di rappresentanza che sono pari all'anno a 4.000 euro e siamo a 0 spese di rappresentanza. La Presidenza e il Presidente ha sempre anche il parco macchine della Camera, quindi ha a disposizione auto blu e non sono state mai usate queste auto blu, quindi totale rinuncia alle auto blu. Ma una cosa su questo voglio dire, non è una rinuncia per esempio vera l'indennità di funzione, non è una rinuncia vera all'auto blu. Penso proprio che non siano necessari, quindi non ne ho sentito il bisogno, non ne ho avuto l'esigenza. Come parlamentare noi già prendiamo uno stipendio l'auto che va bene e quindi secondo me deve essere compreso anche il lavoro di presidente di commissione. Non c'è bisogno di uno stipendio e di un'indennità aggiuntiva, assolutamente su questo. Come in questi mesi, 6 mesi sono presidente della commissione, non ho mai avuto il bisogno di un'auto, mai. Non c'è stato nessun tipo di bisogno, quindi non è in sé una rinuncia di nessun tipo, è un qualcosa di cui secondo me non ce n'è bisogno e quindi non lo uso. Che cosa è successo? Perché siamo riusciti a spendere così poco? Perché è un modello che proprio potrebbe essere riprodotto in tutte le commissioni, perché usiamo tantissimo tutto quello che noi già abbiamo a disposizione nella Camera dei Deputati, quindi invece di avere delle consulenze esterne chiediamo le consulenze all'interno della Camera dei Deputati, al centro studi, alla biblioteca, e usiamo le sale conferenze, le sale convegni della Camera dei Deputati, non si affittano sale esterne o del Senato, e quindi questa è la nostra spending review, usare al massimo le risorse interne, al meglio le risorse interne, e quindi possiamo con una spesa minima, ora andremo a vedere, avere anche una produttività maggiore. Da giugno sono state 23 le sedute della commissione, di cui 11 uffici di presidenza, totale delle sedute in totale sono 34 e il totale delle ore, quindi sono 48 ore e 55 minuti di sedute della commissione. Circa il 95% delle sedute della commissione sono state trasmesse in diretta streaming, poi affronteremo la questione trasparenza, questo era per darvi il dato. Allora, questo dato adesso dei primi 6 mesi lo raffrontiamo con delle precedenti legislature. La 14ª legislatura, siamo rispetto alla 14ª legislatura, facendo una media di tutti i semestri, più 53% rispetto alle ore lavorate e quindi alle sedute della commissione. Rispetto alla 15ª legislatura abbiamo un più 4%, rispetto alla 16ª legislatura un più 75%. Chiaramente questi dati poi sono scaricabili tutti dal sito della Camera anche dei Deputati, potete fare i vostri raffronti, ma questi sono i dati. Abbiamo un numero poi di quesiti presentati in commissione, quindi rivolti poi alla RAI, numero di 114 e le risposte inevase della RAI fino adesso sono state solamente 13, il che significa però che tutti i quesiti ultimi sono stati fatti a dicembre, rispettando un tempo medio di 2 settimane di risposta della RAI, possiamo dire che i quesiti a cui la RAI risponde sono pari quasi al 100%. Mentre nelle precedenti legislature, a raffronto con la 16ª, le risposte inevase erano del 36%, quindi hanno chiuso la loro attività col 36% di risposte inevase. Che cosa significa questo? Due concetti fondamentali. Possiamo produrre di più, lavorare meglio, spendendo molto meno. Questa è la vera spending review che taglia i costi della politica, i costi di funzionamento delle commissioni e aumenta la propria produttività.
E anche poi che cosa significa? Che gli uffici della Commissione sono in costante collegamento e rapporto con la RAI, perciò sono state date anche tutti, cioè questo aumento dei quesiti, delle risposte ai quesiti così alto, perché facciamo una pressione sana affinché la RAI ci risponda e ci cerchi, e dobbiamo avere anche risposte nel merito e molto chiare. Nel momento in cui queste risposte non vanno nel merito e non sono così chiare, noi invitiamo anche i commissari, invito i commissari a riporre il quesito. Abbiamo poi informatizzazione della commissione. Allora, ho trovato una commissione che non era informatizzata. Nel 2013 era una commissione che non aveva neanche un sito, uno spazio di sito, uno spazio vero all'interno del portale del Parlamento, della Camera dei Deputati e del Senato. E quindi come prima cosa ho chiesto che venisse creato un sito, e ad oggi abbiamo una versione beta del sito, possiamo definirla così, che è continua implementazione, e lì in questi spazi sarà caricato tutto, sarà caricato i quesiti, questa è una cosa innovativa, i quesiti e le risposte che la RAI darà ai quesiti dei commissari. Nel passato nessuno conosceva fino in fondo bene i quesiti dei commissari, non si conoscevano le risposte della RAI. Significa che era una sorta di rapporto quasi a due tra il commissario e la RAI. Invece questo rapporto in questo momento non è più a due, ma è collegiale con tutta la commissione e di condivisione, in modo che il puzzle del lavoro della commissione sia a conoscenza di tutti, e non solo dei commissari della RAI, ma anche di tutti i cittadini. E quindi questa è un'innovazione molto molto forte. Tutti i commissari, infatti, che cosa succede? Nel passato per vedere un quesito, si chiamavano interrogazioni, quesiti, che i commissari facevano alla RAI, bisognava andare fisicamente in vigilanza, chiedere il quesito, quel protocollo di quel commissario, e veniva visionato. Oggi, nel momento in cui si fanno i quesiti e arrivano le risposte della RAI, in tempo reale sono mandati a tutti i commissari e ne hanno visione, così come hanno visione di tutti i documenti che arrivano in commissione e sono protocollati immediatamente e vanno a tutti i commissari. Questo significa aumentare la qualità del lavoro e mettere a disposizione dei commissari un funzionamento diverso della commissione. Ogni giorno, cosa che non succedeva in passato, arriva la rassegna stampa tematica sulla RAI a tutti i commissari. Ogni giorno arrivano i dati Auditel delle trasmissioni, in modo che possono monitorare gli ascolti. Ogni settimana arrivano i dati dell'Istituto di Pavia. Questi servizi ormai sono in automatico e sono prassi. Significa che noi riusciamo a far lavorare i commissari con qualità, funzionamento e consapevolezza maggiore rispetto al lavoro di tutta la commissione, ed è per questo che poi può aumentare la produttività, ed è per questo che poi riduciamo le spese. È tutto un progetto che man mano, mese per mese, viene messo in atto. Allora, trasparenza è importantissima, perché la commissione è riuscita a usare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Camera dei Deputati affinché la trasparenza sia davvero un fatto. Ed oggi nella commissione il 95% delle sedute sono state riprese in diretta streaming e contemporaneamente, quando possibile, sul satellite della Camera dei Deputati si fanno sempre i resoconti stenografici, e i resoconti stenografici sono sempre consultabili online. Adesso nel nuovo sito avranno una sezione ad hoc che saranno ancora più facilmente consultabili, e chiaramente c'è anche sempre la diretta della seduta nella saletta interna di tutti gli organi di stampa a San Macuto. Quindi trasparenza al 100%, e tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione li abbiamo usati. E oggi in questa commissione questa trasparenza è prassi. Quindi nel momento in cui noi siamo una commissione trasparente, una commissione collegiale che condivide le informazioni con se stessa e con i cittadini, siamo credibili per poter chiedere davvero la trasparenza alla RAI. Ed è quello che abbiamo fatto. E abbiamo riportato sempre tutto in commissione. Non esistono più i detti tra un commissario e magari un direttore generale. Non esiste più il fatto che
le notizie vanno solo sugli organi di stampa e poi non vengono rifiutate in commissione. Abbiamo cercato di portare, di inchiodare tutta la dirigenza RAI, i sindacati, i lavoratori nel senso più ampio del termine, a venire in commissione e dire le cose in modo che fossero ufficiali davvero e che fossero atti che poi avessero una responsabilità anche individuale rispetto a quello che si dice. E c'è stato qualcosa di, secondo me, eccezionale. Per la prima volta nella storia della vigilanza abbiamo assistito al piano industriale della RAI raccontato dal direttore generale in diretta streaming. Dubitosi all'inizio non voleva raccontarlo in diretta streaming, ma poi alla fine questa è stata la prassi della Commissione, questo è stato il Parlamento, è ciò che ha voluto e quindi è stato raccontato il piano industriale, è stato appunto esposto in diretta streaming. E questa è una cosa, quindi il piano industriale che i cittadini devono ascoltare, coloro che pagano il canone, che sono i principali azionisti della RAI, gli unici azionisti della RAI sono i cittadini. E così il piano industriale è stato esposto. E secondo me è stato un momento molto, molto alto della commissione, l'esposizione del piano industriale in diretta streaming. E sempre andando sulla questione trasparenza, in modo che avessimo un flusso chiaro dei fondi pubblici usati all'interno della RAI, un flusso chiaro degli appalti, abbiamo fatto dei passi in avanti che fino ad oggi nessuna commissione di vigilanza della pura realtà aveva mai fatto e aveva mai avuto. Abbiamo avuto l'organigramma dell'azienda, sembra assurdo, ma l'organigramma dell'azienda con i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato in commissione di vigilanza non era mai stato portato, mai. E abbiamo il numero preciso quindi dei dipendenti e quanti dipendenti ci sono in ogni struttura RAI. RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 5, RAI Way, RAI Cinema e così via. È qualcosa che non era mai successo. Trasparenza, abbiamo chiesto trasparenza. Per la prima volta nella storia della vigilanza è caduto uno dei segreti più ostici da far cadere ed è caduto in questa commissione, che è l'albo degli operatori economici scritto all'albo fornitori, questo è il 4 luglio 2013. Oggi sappiamo che il numero di iscritti è 1170, che le istruttorie sono 32 e che quelle sospese, perché ci sono anomalie in corso, sono 69 e qui ci sono i nomi di tutte le società che hanno superato l'istruttoria. Questo era uno dei segreti meglio custoditi della RAI. Durante un'audizione, l'audizione del Consiglio di Amministrazione per intero della RAI, il consigliere Antonio Pilati parlò delle happy file, le famose happy file. Quindi al momento non ci risposero, poi convocammo l'Andreatta, perché probabilmente le happy file erano riferite alle società produttrici di fiction, e la domanda è stata riposta all'Andreatta. L'Andreatta finalmente ci ha risposto dopo mesi di trattativa tra noi e la RAI e ci ha detto che le happy file non sono più 5 ma sono 3 e non sono neanche tanto happy, così proprio disse in commissione, perché il budget è stato ridotto. In ogni caso oggi sappiamo che ci sono queste 3 società felici che negli ultimi 5 anni hanno avuto il budget maggiore, hanno incamerato il budget maggiore per le fiction, e quindi nel 2013 siamo venuti a conoscenza che il budget per le fiction destinato è 194 milioni di euro circa, e che le 3 società principali che riceveranno questi 194 milioni di euro sono la Lux Vide di Bernabei, la Fremantle Media di Lorenzo Romili e la Publispay gestita da Verriano Pixio. Ora, il punto, noi non è che prima in Italia non conoscevamo queste società, però c'era reticenza incredibile a venire a spiegare, a raccontare, a dirle in commissione queste cose qui. Allora noi dobbiamo sempre riportare tutto in commissione, in modo che sono atti ufficiali e ognuno si prende le proprie responsabilità. E in questo caso la trasparenza non è il fine, la trasparenza è il mezzo per poter aiutare
la RAI ad essere un'azienda migliore, in modo da mettere i riflettori su alcune questioni molto importanti, in modo che anche i cittadini possano tranquillamente vedere tutti i processi industriali, informativi, di appalti dell'azienda che loro finanziano tramite il canone, e probabilmente le cose man mano, andando avanti in questo modo, possono andare meglio, possono funzionare meglio. Questa commissione, personalmente, ogni tanto si dice, non è contro la RAI. La RAI è un'azienda pubblica, è l'azienda principale culturale del paese e come tale deve essere chiara, deve essere trasparente e deve avere un servizio pubblico di alta e vera qualità, dove tutte le risorse interne devono essere valorizzate. Che cosa significa trasparenza? Che cosa significa condivisione? Significa che quando noi veniamo a sapere che la RAI vuole dare 750.000 euro a Comunione Liberazione per seguire il meeting di Comunione e Liberazione per 3 anni e quindi sta per stipulare un contratto commerciale di 250.000 euro all'anno, non può essere più qualcosa che passi inosservato per la Commissione, e quindi si deve agire subito, e quindi abbiamo fatto interrogazioni, ne ho fatta anche una io personalmente. Abbiamo parlato agli organi di stampa, abbiamo pubblicato sui social network la questione e abbiamo scoperto a un certo momento che la RAI ci informa in un preciso istante che con questo accordo commerciale non si sarebbe più fatto l'accordo commerciale e saltava, motivandoci che non era più conveniente per la RAI fare questo accordo commerciale. È chiaro che se tutti quanti noi siamo vigili, non nell'istruzione della RAI, ma nel valorizzare la RAI, oggi abbiamo questo esempio che 750.000 euro di soldi pubblici sono stati risparmiati, secondo noi, per un qualcosa che era veramente scellerato. Cioè, sono le associazioni, i movimenti, i partiti che possono chiamare la RAI affinché segua una loro conferenza, un loro convegno, non viceversa. È come allora se un partito politico facesse una manifestazione e dice ok, io ti do l'esclusiva, pagaci 1 milione di euro. Ma è il mondo all'incontrario questo, e quindi assolutamente non va bene. Si devono ristabilire principi, valori, e la RAI deve essere quanto più lontano possibile dal potere politico o da organizzazioni di qualsiasi tipo che vogliono magari avere finanziamenti dalla principale azienda culturale del paese. Altro dato che non avevamo mai conosciuto, non si conosceva prima: abbiamo gli stipendi a fasce dei dirigenti RAI e dei giornalisti RAI. Questo è un dato che io ho chiesto dall'inizio e pensavo che fosse qualcosa di normale averlo, e invece no. E oggi l'abbiamo, e quindi come siamo a conoscenza del fatto che c'è un dirigente che guadagna tra 400.000 e 500.000 euro lordi l'anno, 4 tra 200.000 e 400.000, 3 sopra i 500.000, 34 tra 200.000 e 300.000 e così via, dove la retribuzione media dei dirigenti è 150.000 euro lordi l'anno e la retribuzione media dei giornalisti è 147.000 euro lordi l'anno, media con dei picchi. Questo è un dato, è media, chiaramente ci abbiamo dei picchi. In ogni caso, questo è stato dichiarato da direttore Luigi Gubitosi sempre in diretta streaming in audizione in commissione di vigilanza. Potete trovare tutto nel resoconto stenografico della prima audizione del direttore generale. Questo significa applicare la trasparenza, e non la trasparenza come fine, ma la trasparenza come mezzo. La commissione, poi parliamo di partecipazione dei cittadini all'interno della commissione. Quante volte noi abbiamo ascoltato, sentito le petizioni dei cittadini che venivano non ascoltate, non venivano neanche prese in considerazione. Oggi abbiamo ricevuto 3 petizioni, e sono state ricevuti i ragazzi che hanno fatto le petizioni, che hanno creato le petizioni in vigilanza RAI, e tutte le firme e le loro richieste sono state protocollate e mandate a tutti i commissari, e sono stati organizzati degli incontri
tra il direttore generale della RAI e i ragazzi che avevano raccolto le firme. Questo è un punto molto importante perché abbiamo avuto in commissione prima petizione per non mandare in onda Mission, magari poi ne parleremo, con 100.000 firme di cittadini che hanno chiesto di non mandare in onda Mission. Abbiamo poi ricevuto 35.000 firme per chiedere la messa in onda di C'era una volta e abbiamo ricevuto una petizione di circa 18.000 firme che chiede di la sottotitolazione per tutti i programmi RAI, per le persone chiaramente che sono non udenti. Perché è molto importante questo aspetto? Perché stiamo cercando e sto cercando di sostituire l'influenza e la politica sulla RAI con l'influenza dei cittadini che pagano il canone sulla RAI. Era una chiara indicazione 100.000 firme per non far mandare in onda Mission, una chiara indicazione popolare, 100.000 firme per non mandare in onda un programma, sono molte, 35.000 firme per mandare in onda un altro tipo di programma, sono molte. Allora che cosa significa? Se noi ascoltiamo le persone che guardano la televisione, quindi sono degli utenti della RAI, probabilmente nel tempo avremo anche maggiori ascolti. E l'unico modo in cui la RAI, secondo me, si può risollevare anche economicamente è riuscire ad ascoltare bene ciò che si muove nella società e a saperlo raccontare. Perché se raccontiamo sempre le solite cose, nello stesso modo, con i medesimi fini, è una televisione che è destinata a morire. Se invece siamo in grado di raccontare la società, quello che avviene, le nuove idee che si muovono nelle viscere di una società, i nuovi modi di raccontare il mondo, con molta più qualità, con molta più formazione, con molto più coraggio e molta più libertà, allora la RAI, usando anche le nuove tecnologie, quindi essendo veramente cross-mediale, può risollevarsi come azienda, ma deve essere finalizzata all'ascolto delle persone, quindi devono avere un vero feedback. Altra questione sempre dell'ascolto delle persone, scuola di Perugia, abbiamo trattato il caso della scuola di Perugia all'interno della commissione, sappiamo che la RAI ha assunto 35 persone, ex allievi della scuola di Perugia. Nell'estate, ad agosto, luglio del 2013, sono iniziate ad arrivare moltissime segnalazioni da parte di studenti delle altre scuole di formazione giornalistica. Le ho ricevuti in commissione, è venuto anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Jacopino, e mi hanno illustrato la situazione. Quindi ho chiesto immediati chiarimenti alla RAI, ho chiesto immediati chiarimenti alla presidente Tarantola e anche al direttore, al segretario dell'USIGRAI di Trapani. È una questione che sta andando avanti perché allora noi vogliamo capire perfettamente. La scuola di Perugia è una scuola aziendale? In questo momento la scuola di Perugia non è una scuola aziendale, quindi devono avere la stessa parità di accesso alle assunzioni tutti i ragazzi che fanno le scuole di giornalismo, altrimenti diventa una discriminazione. Siamo contenti che vengano assunti nuovi giornalisti alla RAI, ma la modalità di assunzione è fondamentale, perché un'azienda pubblica deve prima di tutto tutelare i diritti di tutte le persone che possono magari accedere all'assunzione in RAI. E in questo momento Jacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti, che è venuto da poco in commissione per parlare di alcuni aspetti del contratto di servizio, che ne parleremo tra un poco, e di Trapani sono in contraddizione. Perché Jacopino ci dice che il bacino da cui hanno attinto i 35 ex allievi della scuola di Perugia era maggiore di 35, mentre di Trapani ci dice che erano giusto 35, che quindi non serviva nessun tipo di concorso nemmeno all'interno degli ex allievi della scuola di Perugia. Siamo arrivati in questo momento a questa contraddizione, quindi scriverò una lettera ufficiale di chiarimenti di chiarimenti rispetto alle fonti. Dov'è che andiamo a prendere le fonti rispetto a questi dati? Quindi cercherò delle fonti ufficiali e continueremo ad analizzare la questione. Niente si risolve in un giorno, ma si può fare un percorso affinché queste cose poi non avvengano più.
Vi racconto qual è la delibera della par condicio che abbiamo approvato in commissione per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano e per le elezioni regionali della Basilicata. Ci sono tre punti fondamentali che sono punti innovativi rispetto alle delibere del passato. Le tribune elettorali, i messaggi autogestiti, le conferenze stampa dei candidati presidenti sono effettuati e già sono state effettuate negli orari di massimo ascolto. È molto importante, abbiamo sostituito buon ascolto con massimo ascolto, ovvero oggi la partecipazione dei cittadini deve essere massima per esempio alle tribune elettorali. Quindi se noi mandiamo le tribune elettorali alle 9:30 di mattina, 10 mattina, può essere una fascia di buon ascolto ma non di massimo ascolto, e noi invece noi dobbiamo riuscire a dare la massima visibilità alle competizioni elettorali tramite anche le tribune, perché è molto importante che tutte le persone, i cittadini, siano molto attenti ad ascoltare quelli che magari il giorno dopo saranno i loro amministratori regionali o provinciali. Prima c'era una norma che diceva che chi non partecipava a una tribuna elettorale non faceva guadagnare il tempo agli altri competitori. Oggi invece potremmo dire con una battuta: chi partecipa vince. Quindi se una persona, un competitore elettorale, non va a una tribuna politica, il tempo che spettava a lui sarà ripartito in parti uguali con i partecipanti, in modo che cerchiamo di far andare le persone a fare e i competitori elettorali le tribune politiche. E abbiamo anche un altro tipo di accesso alle informazioni, ovvero non solo le forze politiche che sono già presenti nei gruppi regionali o provinciali possono accedere alle tribune elettorali RAI, ma anche tutti quei gruppi politici che sono magari presenti già in Parlamento. Qual è la razza? La razza è cercare di far partecipare il più possibile tutti gli attori elettorali, competitori elettorali, alle trasmissioni televisive per esporre in modo sano e corretto i loro programmi, in modo che tutti i cittadini sono degnamente informati e possono scegliere con consapevolezza. Sappiamo tutti che siamo in approvazione del contratto di servizio, dobbiamo esprimere un parere e questo è uno dei momenti più importanti della commissione bicamerale di vigilanza RAI. Siamo in audizioni, quindi stiamo effettuando tantissime audizioni, sono state audite anche categorie che in passato non sono state audite, perché ci vogliamo prendere tutto il tempo necessario affinché possiamo proprio avere una consapevolezza maggiore rispetto a quello che non è funzionato nel contratto di servizio precedente, rispetto a quello che c'è da fare e rispetto a delle norme che dobbiamo inserire più stringenti. Quindi vorremmo sicuramente inserire i curricula dei dirigenti apicali sul sito internet della RAI e quindi scriverlo nel contratto di servizio, e anche gli stipendi lordi nominali dei principali dirigenti della RAI sul modello della BBC. Vogliamo inserire norme più stringenti sulla trasparenza dei fondi pubblici, quelli che non prevedono i bandi di gara europeo perché sono sotto un certo budget. Vogliamo inserire anche norme più stringenti sulla trasparenza dei budget che vengono dati a Rai Fiction e Rai Cinema e che di conseguenza loro danno all'esterno, quindi ai produttori cinematografici o produttori di fiction. Vogliamo portare poi la RAI al 100% delle sottotitolazioni per non udenti, così come ci dice la petizione dei cittadini che hanno consegnato in vigilanza e così come ci hanno detto tutte le associazioni di categoria che sono venute in vigilanza. E anche per i non vedenti si stavano studiando dei meccanismi audio rispetto al posizionamento dei tasti sul telecomando, che quando si prende un tasto automaticamente c'è un suono che indica la strada ai non vedenti. Quindi massima attenzione rispetto
rispetto alle disabilità. Credo che più o meno sia tutto, non so se ho dimenticato qualcosa, magari se c'è qualche domanda la possiamo integrare. Sono punti che mi sembra che la Commissione sia d'accordo. I punti sulla trasparenza, i punti che riguardano la trasparenza ci trovano molto d'accordo in Commissione, tutte le forze politiche sono d'accordo. I punti sulla disabilità, tutte le forze politiche sono d'accordo, dobbiamo solo trovare la giusta modalità di inserimento. E quindi sì, su molti aspetti di quello che ho citato, parlo non dal Movimento 5 Stelle ma dal Presidente della Commissione, dovremmo riuscire ad inserirli, come mantenere sicuramente il punto sulla pubblicità, sul divieto della pubblicità per i cartoni animati in età prescolare. Quindi scomparirà la pubblicità da Rai Yo-Yo per i cartoni animati che vanno per l'età prescolare. Sul bollino, in modo realmente laico, ne stiamo discutendo in commissione, abbiamo ascoltato da poco la direttrice generale dell'EBU sulla questione bollino e ne stiamo discutendo, stiamo comprendendo se è qualcosa di positivo, di negativo, se apre altri tipi di scenari e ne stiamo davvero discutendo in modo franco, ci prenderemo il tempo per comprendere bene la questione, anche perché su questa questione il governo e la RAI hanno già trattato, quindi a noi vigilanza e il contratto di servizio è arrivato già col bollino inserito. Noi dobbiamo dare un parere anche sul bollino, però il fatto sta che il Consiglio di amministrazione della RAI ha licenziato il contratto con il bollino e il giorno dopo si è accorta che il bollino per loro non va più bene. Quindi anche un paradosso è paradossale. Ora noi in vigilanza magari dobbiamo anche riparare forse a degli errori di troppa fretta fatta dal Consiglio di amministrazione.